Ciao Como. Ciao Como. Pier Mario Vimercati, l'avvocato di Valdo Bernasconi, il giorno dopo la condanna pesante del Tribunale di Como. Bernasconi non parla, affida a lei, avvocato, quindi la replica. Che cosa ha detto quando vi siete sentiti comunque? Come l'ha presa? Ma sicuramente è intenzionato a appellare a questa sentenza per dimostrare la sua totale innocenza. C'è da dire però che la condanna di 7 anni e mezzo, frutto delle 4 violenze sessuali che il Tribunale ha ritenuto essere sussistenti, in realtà, se letta bene, mostra un completo ribaltamento del capo di imputazione. Il professor Bernasconi era a processo per associazione a delinquere, per truffa e per truffa allo Stato. Tutte queste questi capi di imputazione si sono rivelati, a detta del Tribunale, poi leggeremo le motivazioni, ma si sono rivelati insussistenti. Questo significa anche, mi si consente di dirlo, che il protocollo Bernasconi, il metodo Bernasconi, che è stato sostanzialmente messo alla sbarra dalla Procura di Como, si è rivelato di fatto non oggetto di censure da parte del Tribunale. Metodo Bernasconi usato, lo ricordiamo, a Sanavita e al Forum Crisalide. Certo. Bernasconi ha sempre sostenuto la validità di questo suo metodo e di aver salvato decine di ragazze da problemi legati all'alimentazione. Certo. Sì, infatti appunto le oltre 50 testimoni che la difesa ha portato al processo e che hanno testimoniato appunto la bontà del metodo e il fatto che comunque le cure a Sanavita e al Forum Crisalide di Como avessero anche ottenuto degli ottimi risultati dal punto di vista sanitario, evidentemente è stata una scelta difensiva che ha pagato, ripeto, sul capo di imputazione della truffa, che era sicuramente quello più pericoloso dal punto di vista dell'impianto generale del capo di imputazione. Poi ripeto, la condanna c'è, chiaramente, seppur in forma minore rispetto a quella chiesta dal PM per questi 4 episodi. Ovviamente adesso l'oggetto del processo si restringe moltissimo rispetto a quello che è stato il processo alle 25 udienze del dibattimento del processo di primo grado, perché rispetto a tutte le imputazioni per cui Bernasconi era stato processato, adesso ci troviamo di fronte a 4 singoli episodi di presunti abusi che chiaramente andremo a contestare. Due cose, avvocato. Ovviamente credo che Bernasconi si gioca tutto e punta tutto, voi puntate tutto sull'appello? Sì, sicuramente l'intenzione è quella, e prima di tutto, di leggere le motivazioni della sentenza e una volta lette sicuramente di tentare il ribaltamento della sentenza in appello. Appello che non dovrà essere fatto invece, e qui c'è una punta di grande soddisfazione da parte nostra, per la moglie e per la figlia di Valdo Bernasconi, che pure erano a processo, mentre lo valuteremo per Silvia Goletti, che a fronte dei collaboratrice del professor Bernasconi, che a fronte dei 4 anni di richiesta del pubblico ministero ha rimediato invece una condanna a 4 mesi. Quindi, come dire, 3 assoluzioni su 4, non possiamo non ritenerci soddisfatti. E un'ultima cosa, perché Valdo Bernasconi non si è mai presentato in tribunale a Como? Per paura o per sfregio nei confronti dei giudici? Credo né per paura né per sfregio nei confronti dei giudici. Il suo è sempre stato un atteggiamento molto responsabile nei confronti... Poteva venire a farsi interrogare, avvocato, no? Sicuramente, è stata una sua scelta, dettata, ripeto, prevalentemente dal senso di responsabilità, perché lui ha sempre detto che la sua presenza in aula sarebbe stata sicuramente per le parti offese, ricordiamoci che c'erano 80 parti civili in questo processo, poteva essere comunque un momento di, dal punto di vista della sensibilità, poteva essere qualcosa di forte. Quindi lui ha ritenuto che affidando dei memoriali scritti e consegnati a mezzo dei suoi difensori al collegio dei giudici, lui ha ritenuto di non partecipare personalmente, anche per questo motivo. Grazie avvocato, buon lavoro. Grazie a voi.